Buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi in questa direttina. Mi scuso se ieri non sono riuscita a farla, ma è venuto tutto un po' in ritardo ieri. Poi vedrò anche di mettere un po' meglio come fare le dirette. Oh, ciao Sofia, ciao Tata. Allora, adesso andiamo in diretta anche su... Ciao tesoro, adesso andiamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Allora, buongiorno anche a chi mi segue sulla pagina Facebook, benvenuti. Allora, oggi trattiamo un argomento molto particolare che riguarda sempre molto da vicino le fiamme gemelle, però secondo me questa è un po' una caratteristica magari di tante persone, no? Anche se non sono fiamme. Molte fiamme, adesso che io mi occupo molto di loro, mi dicono spesso: ma come? Io sento qualcosa, sento che alla quinta dimensione siamo uniti, sento questo grande amore, però poi sulla terra non vedo tutto ciò. Quindi sono io che sbaglio a sentire, sono io che mi sto facendo i film mentali, oppure Lisa, spiegami questa cosa. Oggi cerchiamo di spiegarla. Non è una roba semplice da spiegare, ma ci proviamo. Sempre con l'aiuto del nostro testo Maturità maschile di Sanri, cioè che c'è un nome indiano che non imparerò mai, ragazzi, scusate, però comunque vabbè che ve l'ho già detto in qualche altra diretta. Allora, qui per rispondere a questa domanda bisogna partire dal fatto che l'uomo, inteso come razza umana, non come maschile e femminile, ora parliamo un attimino in generale, ogni giorno è portato a fare delle scelte. Tu in realtà tutti i giorni fai delle scelte, anche semplicemente a cosa metterti la mattina, una scelta. Mi metto i jeans o mi metto la gonna? È una scelta anche quella. Cosa mangio a colazione? È una scelta anche quella. Tutti i giorni non facciamo altro che fare scelte. Poi ovviamente abbiamo scelte che ci cambiano la vita, scelte che se anche ti metti i pantaloni o ti metti la gonna non cambia assolutamente niente. E oggi però parliamo delle scelte di quelle che ti cambiano la vita, di quelle che hanno una conseguenza nel domani, che sono le più difficili da prendere, perché devi comprendere qual è il tuo sommo bene, anche quando magari una scelta può far soffrire, e qual è magari anche il sommo bene dell'altro se hai invischiato un'altra persona. Però ricordati sempre che ogni scelta che tu fai è parte del tuo presente, sarà parte del tuo passato e sarà parte del tuo futuro. Ogni scelta che tu fai richiede una grande consapevolezza delle tue azioni, dei tuoi pensieri e di quello che senti. Sei tu che scegli la tua vita, giorno per giorno, e tu hai in te tutte le possibilità per plasmare scelte che possono portarti ad una vita meravigliosa o possono il termine ad una vita di merda, che plasmano il tuo futuro, plasmano il tuo passato e plasmano il tuo presente. Ogni volta che fai una scelta, ricordati sempre una cosa importante, che tu sei essenzialmente spirito, sei un'anima che si è incarnata in un corpo sulla terra per fare delle esperienze. E tu mi dirai: ma non mi hai detto spirito prima? Allora, lo spirito è l'anima non incarnata. Quindi, quando tu sei nel cielo insieme agli angioletti, sei spirito, entri nel corpo e diventa anima in un corpo, quindi in un involucro che ti serve per fare il tuo percorso sulla terra. E la tua anima sceglie
Anche lì, ancora torniamo alle scelte, sceglie tutti i passettini da fare sulla terra. Ovviamente poi quando tu scendi giù te ne dimentichi. Ed è proprio perché te ne dimentichi di tutte le scelte che tu hai fatto quando hai scritto il Registro Akashico, che è un libro in cui tu hai scritto tutto quello che tu devi fare su questa terra. Quindi la tua anima ha un percorso già scritto e per seguirlo al meglio devi ricordarti sempre che tu sei essenzialmente spirito. E una volta che sei sulla terra, anche qui sei ancora in una scelta se seguire il piano della tua anima oppure no. Se progredire verso l'assoluto o allontanarti dall'assoluto, che sì, che lo puoi chiamare Dio, Maometto, Gesù, come ti pare, oppure allontanarti dal tuo cammino. Quindi, per avere però la piena consapevolezza di quello che tu sei, quindi che tu sei spirito, devi avere una piena padronanza di te stesso, delle tue emozioni, dei tuoi sentimenti, della tua mente, perché questa cosa che la mente mente cancellatela proprio, perché invece la mente ti aiuta a comprendere su cosa devi andare a lavorare su di te. Quindi se tu magari pensi, non so, ho paura che tizio cioè, che mi lasci perché c'è sempre la sua ex che lo tampina. Lì la tua mente ti sta dicendo: guarda che devi andare a fare un lavoro su questa paura. Che può essere una paura indotta o una paura reale, però è pur sempre una paura. Poi magari sulle paure faremo un'altra diretta un po' più specifica. Però l'essere umano dimostra di saper prendere una scelta dell'anima nel momento in cui non attua una scelta che divide, ma una scelta che unisce. E qui arriviamo alle fiamme gemelle. Quali scelte stai facendo tu per la riunione? Stai veramente seguendo il cammino che ha scritto la tua anima per te o stai seguendo un cammino che magari ora è giusto, magari è seguito dalla rabbia. In base a cosa lo stai scegliendo il cammino che stai facendo? Questo è importante. È importante anche comprendere quando sono scelte che partono dall'ego e quando partono dall'anima. È importante comprendere che non siamo qui per una ricerca dei piaceri terreni, ma per un percorso per crescere. L'Arcangelo Michele una volta mi disse perché gli stavo andando a chiedere ma se dovevo andare a comprare qualcosa, ora non mi ricordo. E mi ha fatto una domanda, mi ha chiesto: serve alla tua anima? Domanda difficile, eh? Serve alla tua anima? Quindi anche quando sei tra A e B, cioè per fare la scelta che è più utile alla tua anima, chiediti: quale scelta è utile alla mia anima? Quale scelta mi farebbe crescere, quale invece mi tiene stagnante? E per fare tutto questo, visto che ultimamente io mi sto occupando molto del femminile, per le donne è importante riprendere il contatto con la propria dea interna. Proprio perché nel momento in cui tu riprendi il contatto con questa energia, sai anche quando devi andare via da una situazione, anche se ti può far male in quel momento, però oppure quando devi restare, anche se stai soffrendo, perché sai che quello è un momento importante invece per la tua anima. E questo, il maschile inteso come genere, è più in difficoltà.
Perché i maschietti, ragazzi, sono molto razionali, loro non è che pensano tanto a, ah no, sì, ma perché la mia anima, perché il collegamento con me stesso, loro non è che ci pensano tanto in realtà, noi donne siamo molto più riflessive, molto più interiori, loro sono molto più esteriori, perché loro materializzano, ok? Quindi per loro è molto più complesso, però ovviamente io oggi sono qui anche per i maschietti, per collegarvi anche voi alla vostra energia femminile, per fare scelte che siano in contatto con la vostra anima. Quindi, tornando al nostro maschile maturo, il maschile maturo è quello connesso con la sua energia, ma anche connesso comunque con il femminile, perché ogni maschile maturo è un maschile in equilibrio. Sa di poter operare una scelta, di poter cioè incarnare in ogni momento la sua essenza interiore più alta, che di norma viene nascosta sotto vari strati del suo essere terreno. Quindi, tornando alla nostra introduzione, perché spesso le femminucce fiamme mi dicono, ma come mai che io sento qualcosa e poi giù è un'altra? Perché stai facendo magari delle scelte che o che non sono in realtà in linea con il tuo cammino, o semplicemente tutto si deve ancora compiere proprio perché magari non sei connessa con il tuo femminile. La connessione con il femminile ti aiuta anche a comprendere questa discrepanza che a volte c'è. Io sento una cosa, però in 3D è un'altra. Ma sei sicura che sia proprio così? O forse tu non riesci in questo momento a vedere che in realtà sono la stessa cosa? Magari lui in 3D ti ama in un modo ovviamente terreno, in 5D ti ama in modo divino, sono due amori diversi. L'amore ha tante facce, ha varie sfaccettature. C'è l'amore di coppia, l'amore per tua mamma, l'amore per tuo papà, l'amore per tua sorella, l'amore per la tua migliore amica, non sono tutti uguali. Io ti amo in un modo e tu mi ami in un altro, perché siamo due persone diverse. Perché siamo cresciuti in famiglie diverse e l'amore lo si apprende in famiglia. Quindi tu ami come si amavano i tuoi genitori, perché questo ti hanno insegnato. Quindi ovviamente ognuno ha il suo modo di amare. E tu magari in quel momento pensi, sì, ma non è così che si ama, per il tuo punto di vista, per la tua storia, per le tue ferite, per il tuo passato. Per lui è così che si ama. Quindi, secondo me, è per questo che si vede questa discrepanza, perché si hanno modi diversi di amare e perché ancora ci si deve connettere con il modo divino di amare. Su ti ama in modo divino e giù ti ama in modo terreno. Ma chi ama non blocca su WhatsApp, magari ti blocca perché in questo momento ti ama troppo ed è sposato e ha dei valori, e Dio grazie che c'ha dei valori. Alcune persone, quando io ho fatto una diretta sui principi, mi hanno chiesto, ma se il suo principio è essere fedele alle mogli e ai figli, ringrazia a trovarne di uomini così, tesoro mio, a trovarne di uomini così, che siano fedeli alla moglie e ai figli. Quindi amalo ancora di più perché ha dei sani principi, ha dei sani valori. Allora, per connetterci al meglio alla nostra energia femminile,
Io vi consiglio l'autoattivazione dell'abete. Cosa significa autoattivazione? Significa che non vi è il passaggio dell'energia da un maestro ad un allievo, ma si fa da soli. In pratica vi arriverà un audio con la meditazione per attivarvi all'energia dell'abete. Grazie a questa attivazione potrai sviluppare l'energia femminile e ovviamente per effettuare questo passaggio devi anche connetterti ad essa, quindi ti aiuta anche nella connessione, armonia e pace interiore. Camminare in modo tranquillo durante cambiamenti che magari provocano una rottura e un avanzamento ovviamente a livello spirituale. Quindi vi consiglio vivamente questa autoattivazione energetica. Poi ovviamente vi metto il link sotto, in modo tale che potete fare il pagamento. Se poi non riuscite a scaricarla, mi avvisate, mi mandate una mail su info@elisasilviacoda.com e ve la invio, non c'è nessun problema. Ok? Niente ragazzi, questo è quanto, vi mando un bacio grande, ci vediamo lunedì, sempre più o meno a quest'ora. Ciao a tutti!